A Milano ci sono state tre scosse, la più lunga è durata una cinquantina di secondi, quasi un minuto. Erano da poco trascorse le 21 e io ero proprio in questo studio, nel TV5, e stavo intervistando il professor Ciro Lombardini per la rubrica G7. Improvvisamente abbiamo sentito qualcuno in studio che si agitava e poi ci siamo accorti anche noi che stavamo ballando sulle poltrone. Io no, un terzo della valuta che doveva entrare, ecco, se tra poco vedrete che cominceremo, soprattutto la tenda sul fondo si comincerà a muovere. E così si spiega come, in presenza di una... Terremoto. Vedete, ecco, il professore scappa terrorizzato.